poeta, pensatore, scrittore, regista e tanto altro, Pierpaolo Pasolini è stato uno dei più importanti intellettuali e artisti italiani del Novecento. Per ricordarlo e celebrarlo a 100 anni dalla sua nascita, ma anche per conoscere meglio la sua opera, la sua vita e il suo pensiero, la rassegna letteraria Isola del Libro Trasimeno ha proposto al Teatro Giuseppe Verdi di Castelrigone il racconto multimediale Pasolini l'ultimo pirata, realizzato dal giornalista e scrittore Guido Barlozzetti. Pasolini l'abbiamo chiamato pirata perché Pasolini ha scritto gli scritti corsari. I corsari avevano la possibilità di depredare qualunque nave avendo una patente che gli veniva data dai sovrani. Ecco, Pasolini non è stato mai al servizio di nessun sovrano, quindi è stato più un pirata da questo punto di vista, un uomo che è stato sempre libero, anche rischiando e affrontando le conseguenze della sua incapacità di essere conformista nella società nella quale viveva e che vedeva sempre più consegnata a questa sorta di mutazione antropologica dovuta alla società dei consumi. Uno spettacolo che alterna video, racconti, uno spettacolo, un racconto multimediale. È un racconto multimediale perché intanto si svolge in un teatro, poi è fatto di parole e di immagini. Le parole sono le mie, sono quelle che in parte riprendono le parole dello stesso Pasolini, delle sue poesie, dei suoi testi che ha lasciato, dei suoi libri, e le immagini sono quelle delle case di Roma in cui lui è abitato. Quando è arrivato a Roma negli anni 50 è vissuto in case molto diverse, anche in situazioni di periferia molto estrema. Poi nel corso del tempo ovviamente si è avvicinato al centro della città, ma c'è questo rapporto profondo tra Pasolini che arriva a Roma e la Roma che conosce, che è la Roma sottoproletaria che poi alimenta i suoi romanzi, da Ragazzi di vita a Una vita violenta.